Bello a tutti ragazzi, sono sempre il capitano e quest'oggi iniziamo una nuova serie. Questa serie si chiama Rebel Racing ed è un gioco di auto, come si può vedere in questa foto. In questa dell'ingresso troviamo una Mustang e un dune buggy. Vediamo un po' di che stile è questo gioco. Penso sia uno stile CSR Racing. Quindi vediamo un po'. Questa sarà una serie che avverrà ogni weekend. Quando ci sarò, cioè oggi, molto probabilmente no, il 27 non ci sarò. E neanche sabato prossimo. Quindi quando ci sarò comunque uscirà un video di questa serie qui. Questo è un gioco uscito la scorsa settimana. Inizia. Hatch presenta Rebel Racing. Una Mustang e una Porsche. Io sono una. Ah, io comincio un po' così, diretto. Se tipo stile CSR Racing. Ma la grafica è bellissima. Sterzare, ok. Madonna. Maledetta. Nitro. Tocca pulsare il nitro per ottenere un aumento di velocità per un breve periodo. Sto andando nel mare, ma cosa? Sono arrivato ultimo. Bene. La grafica è bellissima. Tocca per rispondere. Ava, Kale. Ehi, ce l'hai fatta, ti dovrebbe venuta Rebel Racing Festival. Grazie per l'invito. Ringrazio la generosità del mio capo. Dai, ti mostro l'appartamento. Non vedo l'ora. Ava, sembra il produttore di Capo Plaza, si chiamava. Intanto c'è una Ford GT. Ok, abbiamo 1500 co. Che ne pensi? È fantastico, signorina Robinson. Ah, chiamami Ava. Signorina Robinson mi fa sembrare un insegnante dell'elementare. Seguimi, vediamo di procurarti un mezzo. Un negozio. E la Madonna. Il boss mi ha detto che puoi usare una di classe D. Abbiamo una Ford Mustang Mach 1. La tua iscrizione a festival copre il costo del round iniziale. Qui trovi diversi mezzi e scegli quello che preferisci. Abbiamo una Ford Mustang Mach 1 che ha 0,9 di litro potenza 253. Una Nissan Silvia e una Mazda, io direi la Mazda MX-5. Perché gli altri due mi facevano alquanto schifo. Ecco qua la nostra bellissima Mazda, che c'è la grafica straordinaria. 2015 Mazda X5, una stella. Eccola qua. Il boss scommetto molto su di te, non fare casini, va bene. Ci provo perlomeno. Soldi facili. Un ottimo modo per ottenere denaro per i potenziamenti. Se vuoi una gara facile, questa è perfetta. Bene. Consente i migliori piloti del festival di guadagnare facilmente. Eliminare i vari di varie categorie per ottenere i premi. Quindi si comincia già così a manetta subito con la prima gara. Dato che una sfida tra una, ripeto, tra una Mustang e un Dunbuggy. Batti al, ok. Batti al, al è il nome. Madonna. Dove sto andando?
Madonna, non so guidare. Cos'è? Non so guidare, non riesco. Ah, ma va avanti da solo. Ma veramente? Va avanti da sola. Derapata, tieni premuta a sinistra per derapare in curva. Ah, ma va avanti da solo, che cavolo ne sapevo io. Ho perso. Non pensavo andasse avanti da solo. $170. Non pensavo andasse avanti da solo. Bene, potenziamo questa bellezza. Potenzia gratis. Iniziamo con la nitro. Boom. Ottimo, passiamo alla prossima gara. Tutto pronto per un'altra gara? Sì. Pacific Coast Run, scalata. Effetto, la scalata per premi sempre più importanti. Più arrivi in alto, più maggiori saranno i premi. Completa gli obiettivi per terminare la scalata. Ottieni di più man mano che la sfida si fa più ardua, ovvero più difficile. Perché non sapesse cosa vuole dire ardua. Eccoci con la nostra Mazda. Batti Nuno. Che macchina c'ha Nuno? Ah, c'ha una macchina di merda. È una Mustang, cos'è? Ma questa è una BRZ. Avanti da solo. Quello è volato! Quello è volato! Ah no, non è lui che è volato, è un coso. Più 366. Guarda un po', sto vedendo la familiare questa foto. Di cosa? Di cosa? Di bel gusto. Quella lì, vedi che la dimostrazione che effettivamente è dedicata a questa? Ma che è un'altra Mazda quella? È la vecchia Mazda quella lì. Mi ha dato $200 più altri 60, quindi $260. Comprano, grazie. Tutto pronto per un'altra gara? No, aspetta un attimo, volevo vedere. Vabbè. Cosa abbiamo? Una tipa abbiamo. È ora della tua prima sfida testa a testa nel campionato. C'è una tipa qua. Ci siamo, batti i boss di classe in sfida testa a testa per vincere il racing e le bel racing festival. Tocca a te. Sì, figa, mostrami cosa sai fare i principianti, sì, figa, va bene. Lì c'ho una Dodge, no, c'ho una Chevrolet Camaro. L'ho sputtata fuori. Sì, ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho capito forse come si funziona. Bella. 601. Ho vinto. Forse ho capito come si gioca adesso. Ma che? La mia forma deve essere sbagliata. Mi spiace. Mia cara. In arrivo. Gratuito. Sbloccabile tra 23 ore. Quindi domani. Forse faremo un secondo episodio. Sì.
Allora, vediamo un po' adesso. Potenziamento. Aspirazione. Ah, questo. No, grazie. Allora, vediamo un po'. Connetti a Facebook. No, grazie. Allora, negozi. Vediamo un po' che auto ci sono in questo gioco. Auto. Classe D. Classe D abbiamo, appunto, la Ford Mustang. Abbiamo una Chevrolet Camaro del 2014, gialla. Nissan Silvia, la mia Mazda. Poi abbiamo una Subaru BRZ. Una Pontiac Firebird. E una bruttissima Ford Escort. Merci di importazione. In merce di importazione potrei trovare auto uniche che non vedete in nessuna altra parte. Usa le chiavi per aprire le casse in merce di importazione. Puoi trovare le chiavi negli eventi e nei primi bonus acquistare direttamente nel negozio. Okay. Le compense giornaliere. Oh, il giorno 7 mi da una Pontiac. Giorno 1. Chiavi di bronzo per 10. Quindi io accederò ogni giorno solo per ritirare il premio. Le gare le facciamo nel video. Siamo a 11 minuti già, mamma mia. Allora, negozio. Continuiamo un attimo a vedere le auto. Classe C. Subaru Impreza WRX. Ford GT40. Ford Focus RS, bellissima, stupenda. Nissan 370Z, Subaru la nuova Subaru VRX, quella lì era la vecchia. Mitsubishi Lancer Evolution 6 e Ford Mustang GT, spettacolo. Poi abbiamo tutte le marche, abbiamo tipo la Dracart. Che cacchio di marca è? Dracart. Tatum. Pagani. Zonda di... Madonna mia, che roba. Ma no! Spettacolo. 4.900 gettoni. Chevrolet. Abbiamo la Camaro. La Z... La ZL1 Le che costa quasi 200.000 crediti. E mamma mia, lo spettacolo, la Corvette ZR1, qualcosa di spettacolare. Bugatti Veyron e Chiron Sport, stupenda. Perché non ha messo 2 milioni? Perché non ha messo la Divo? Peccato. Poi c'è la Koenigsegg 1-1 1-1 Roof, sulla parodia della Porsche, la 3800 e la RT35S. Ariel, non ce ne sono. Subaru, allora, abbiamo già visto prima. BMW M2 Competition ed M4. Quindi facciamone ancora una, va? Prova del giorno. Ancora la Koenigsegg? Una volta al giorno provo un'auto misteriosa per avere l'opportunità di vincere di vincere denaro gratis. Guido mezza sera una volta al giorno, ogni volta una nuova auto ad alte prestazioni. Oggi si guida la Koenigsegg 1-1. Eccola qua. Batti Anisa. E lei che macchina ha? Anche lei una Koenigsegg 1-1, solo che la nostra è grigia. Abbiamo perso. Bene. Thank you.
320 con una Ford GT. Hai abbastanza denaro per potenziare i PP della tua auto con i punti di prestazione e maggiori possibilità di battere gli avversari. 1050, vai. Ok. Avanti. Soldi facili. Se buco Asphalt 9, avevo fatto la serie e poi non l'ho mai più fatta. Batti Anisa con una Pontiac. Pontiac contro Mustang. Amici, questo è stato già superato.